Ciao a tutti e bentrovati qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a parlarvi della nuova Bianchi Methanol CV RS 2019, il mostro da gara, da cross country, da Coppa del Mondo della casa di Treviglio. Avevamo già provato la Methanol nel 2016, quando Bianchi l'aveva lanciata sul mercato. Ora, per il 2019, questo modello è stato aggiornato per andare a essere più adatto ai terreni di Coppa del Mondo moderni e cattivi. Quindi abbiamo un reach più lungo e soprattutto un angolo di sterzo più aperto. Il cuore di questa Bianchi Methanol CV RS è il carbonio Countervail, caratterizzato da una resina viscoelastica che permette al telaio di assorbire molto meglio le vibrazioni che arrivano dal terreno, donando a tutta la struttura un comportamento più smooth, più docile, che si fa sentire veramente tanto, soprattutto nelle discese tecniche. Carro corto, foderi alti schiacciati significano connubio tra reattività e capacità di assorbimento degli urti. Questa bicicletta è molto precisa, sia in entrata di curva, ma soprattutto in uscita di curva. Veramente rapida e fulminea. Una macchina da gara pensata per rilanciare il più velocemente possibile e per andare all'attacco dei tuoi avversari. Il montaggio è da top di gamma. Componentistica FSA K-Force, sella Tundra Carbon, ruote DT Swiss XRC in carbonio e soprattutto gruppo SRAM Eagle XX1 e forcella Fox Factory SC con trattamento Kashima. Abbiamo testato la Bianchi Methanol CV RS per quasi 200 km. A noi è piaciuto veramente molto, soprattutto quando c'è da rilanciare, nei tratti più stretti e quando la bicicletta chiede di essere spinta con cattiveria. È una bicicletta da gara, pensata per offrire le massime performance al team Bianchi Countervail in Coppa del Mondo. Non lascia spazio all'immaginazione, richiede una buona capacità di guida, tecnica e soprattutto buone gambe, sia in salita sia in discesa. Ma grazie al carbonio Countervail è comoda anche sulle lunghe distanze, adatta anche ai cross-countristi e ai maratoneti. Chi cerca la vittoria, il podio e la massima performance. Anche per oggi è tutto. Noi continuiamo il nostro test con la Bianchi Methanol CV RS. Andiamo a cercare di emulare le pedalate lunghe di Stéphane Tempier e ci vediamo alla prossima. Ciao!